Buon salvone appassionati di Football Manager, io sono Alessandro, Ignivado Dranuel su YouTube e Luculus Games su Twitch ed oggi vi porto la Sir Alex Ferguson Challenge, quindi una sfida che è stata creata negli anni dalla community e che ci impone determinati obiettivi da portare a termine. Come ogni challenge che ho fatto io quest'anno su FM 2019, l'ho fatta integralmente su Twitch, quindi non ci sono state partite ricaricate, tutti quelli che passavano sul canale si rendevano conto di quello che stava succedendo e non ci sono stati nessun tipo di aiutini, ci tengo a precisarlo. Come ogni challenge che esiste su FM, ci sono chiaramente dei punti che vanno rispettati. A volte può essere utilizzare un modulo ben preciso, altre volte può essere un numero di trofei da vincere entro un determinato numero di stagioni. Nella Sir Alex Ferguson Challenge, come capiamo dal nome, non dobbiamo fare altro che ripercorrere i punti più importanti della gloriosa carriera di questo allenatore che ha fatto la storia del Manchester, giustamente. Quindi, ci sono due fasi importanti di questa challenge che bisogna rispettare. Una fase che va fatta in Scozia e un'altra che va fatta in Inghilterra. Quando siamo in Scozia dobbiamo partire da una squadra che milita nella Serie B scozzese e bisogna farla promuovere nella serie maggiore, dopodiché bisogna cambiare la squadra dopo averla fatta salvare nel primo anno di serie maggiore scozzese e passare ad un altro team che non può essere né la Virgin, né il Celtic, né i Rangers, perché chiaramente sono team già forti, e con questo secondo team chiaramente bisogna vincere una serie di trofei che poi vi elencherò quando vi farò vedere che ho raggiunto quei trofei. Attenzione, il blocco scozzese non è tanto semplice, perché soprattutto per un trofeo va vinta una coppa continentale. Sir Alex vinse la Coppa delle Coppe come primo trofeo continentale, poi vinse anche la Supercoppa Europea. Però il problema è che la Coppa delle Coppe non esiste più e quindi a noi viene data l'opzione di scegliere o la Coppa UEFA o la Coppa dei Campioni, ma vincerla con una squadra scozzese, che non è una di quelle tre che vi ho detto io, non è mica una cosa semplice, perché chiaramente non abbiamo il budget per competere contro gli squadroni dei campionati maggiori. Quindi attenzione a questa fase che è molto difficile. Dopodiché ci spostiamo in Inghilterra e dobbiamo prendere le redini della squadra che milita al penultimo posto nella Premier, qualsiasi essa sia. Dite voi, come si fa il 6 novembre esattamente a prendere quella squadra? Beh, se avete l'editor vi spostate direttamente in quella squadra il 6 novembre, altrimenti dovrete aspettare che quell'allenatore si verrà licenziato e farete voi domanda, e avendo vinto tutto il resto, tutte quelle cose, insomma, in Scozia, sicuramente verrete presi in considerazione. Bene, direi di partire con la prima fase, quella scozzese, dove prendo una delle squadre peggiori della Scozia Serie B. Andiamo a vedere. In Scozia la prima squadra importante di Sir Alex Ferguson è il St Mirren, che porta nella serie dalla Serie B scozzese alla Serie A scozzese nel giro di 3 stagioni. Dopodiché la sua storia si conclude con una quarta stagione in cui riesce a far salvare il St Mirren e mantenerlo comunque nella Serie A scozzese. Noi quindi cosa dobbiamo fare? Il primo obiettivo è prendere una squadra qualsiasi della Serie B scozzese e promuoverla, farla promuovere entro 3 stagioni. Io ho preso l'Alloa Athletic e era una delle squadre peggiori che ci fosse una Serie B scozzese, perché mi sono voluto complicare la vita. Ah, unica nota, non potete prendere il Dundee United perché è già molto forte, già attrezzato per salire di suo. Quindi ho preso una squadra che in realtà doveva semplicemente salvarsi dalla Serie B, cioè non finire in Serie C. E io invece non solo l'ho salvata, ma il primo anno l'ho fatta promuovere e vi faccio vedere esattamente cosa ho combinato. Come vedete, la Loa Athletic è riuscita a vincere il primo anno nel 18-19 la Serie B scozzese e si è quindi qualificata con la prima posizione a partecipare al campionato di Serie A scozzese. Questo era un obiettivo che andava raggiunto, vi ripeto, entro le prime 3 stagioni. Noi l'abbiamo fatto in una sola stagione. Il secondo punto quindi di questa challenge era salvarsi una volta giunti nella Serie A scozzese. E come vedete la Loa non solo si è salvata, ma è arrivata seconda, quindi si è qualificata per poter partecipare all'Europa League. La particolarità di questo campionato di Serie A scozzese è che dalla 34esima giornata in poi, quindi per le ultime 5 giornate, compare questa riga orizzontale che taglia a metà la classifica e i punti non vengono azzerati, ma le prime 6 si scontreranno tra di loro nelle ultime 5 giornate e le ultime 6 si scontreranno tra di loro nelle ultime 5 giornate. Quindi alla fine avremo incontrato il Celtic ben 4 volte, così come l'Hibernian, i Ranger, la Virgin e gli Hearts. Non solo quindi andata e ritorno, come vedete ci sono un sacco di partite.
Noi arriviamo secondi, ripeto, ci qualifichiamo in Europa League, però purtroppo io poi qui abbandono la squadra perché il signor Sir Alex, dopo aver salvato il St. Mirren, si sposta nella Virdin. Prima di arrivare al discorso a Virdin, vi vorrei far capire che abbiamo veramente fatto qualcosa di incredibile. Io vi faccio vedere che il capocannoniere è un nostro giocatore, che abbiamo preso da un'altra squadra. Chiaramente non era negli Alloa, ma chiaramente ho fatto un po' di mercato. Non ho fatto i pagherò, l'ho dovuto pagare in cash i giocatori, quindi insomma non ho fatto come nel Chievo. Dapo è un giocatore molto giovane e ha delle caratteristiche interessanti, soprattutto in accelerazione, velocità e dribbling e finalizzazione per avere le sue età. Però per il resto, come potete vedere, è un giocatore molto scarso. Io vi faccio vedere per sfizio i giocatori quanto valgono dell'Alloa. Guardate qua, in questo anno qua in cui siamo arrivati secondi, il valore massimo è 500.000 ed è Frear. Io vi faccio vedere i suoi valori. Sono veramente valori da giocatori di serie B italiana. Guardate qui, Crawford. A parte qualche valore che sta intorno al 15, 13, il resto sono valori veramente scarsi. E vi faccio vedere chi ha vinto il campionato, il Celtic. Guardate qua quando valgono i giocatori, 19 milioni. Per trovare un giocatore che vale meno di un milione, bisogna scendere negli ultimi tre. Vedete che non c'è proprio paragone tra la rosa che avevamo noi e quella che avevano loro. Tra l'altro avevano Matias Vecino, preso dall'Inter. Ora vi faccio vedere, tra l'altro, il perché abbiamo fatto un miracolo. Rapporto squadra, se andiamo su confronto, possiamo verificare quelle che sono le caratteristiche della nostra, dei nostri giocatori. Possiamo vedere come abbiamo una squadra molto giovane, la media più bassa di tutto il campionato è la nostra, 22.72 anni. Poi abbiamo altezza non la più scarsa, ma comunque sotto la media, questo è il valore medio per farvi capire, questi sono i nostri. Il blu traccia il peggio del peggio, quindi abbiamo sostanzialmente giocatori che hanno un ingaggio molto basso, o meglio, il più basso, in come ingaggio medio, 25.000 euro, e considerate che la media è di 300.000, completamente diversa, e poi c'è un ingaggio medio più alto che quello del Celtic di 1.700.000. Andiamo a vedere poi, per quanto riguarda le altre statistiche, decisioni, statistica più bassa del campionato, controllo palla, più basso del campionato, forza, più bassa del campionato, di 9.64 di media come valore, quando il migliore è 13.13 che è come al solito del Celtic. Questi sono i valori medi, vi ricordo, eh? Vedete come siamo lontani dai valori medi? Andiamo sui portieri. Tutte le statistiche sono inferiori alla media, tranne questa che è l'agilità. Vedete quando siamo lontani dal valore più alto? È una cosa incredibile. Nell'uno contro uno il portiere ha 10.67 di media, quindi tutti i portieri che noi abbiamo in prima squadra, mentre il valore medio di 12.68 e il valore maggiore di 14.50. Ci sono la bellezza di 4 punti di media. Andiamo a vedere tutto il reparto difensivo. Vi ricordo che questa è la parte dei valori migliori in assoluto, mentre questo è il valore peggiore in assoluto, la linea blu. Questa linea grigia rappresenta il valore medio e quello in verde è il nostro. Chiaramente in questo caso il verde coincide col blu perché noi siamo la squadra con la forza più scarsa di tutta la Premier scozzese. Come potete vedere, quindi, contrasti più bassi, colpi di testa bassi, massimilazione bassa, marcatura bassa, posizione bassa, tutti i valori sotto la media tranne velocità sopra la media e accelerazione sopra la media. Andiamo al centrocampo, quindi in questo caso stiamo ragionando per i soli ruoli di centrocampo. Tutti i valori sono sotto la media, tranne la tecnica, che siamo lì, insomma, il valore medio sarebbe 11.96, noi abbiamo 12. Per il resto, passaggi sotto la media, tiri da lontano sotto la media, visione di gioco sotto la media, con i peggiori valori in assoluto di tutte le squadre della Premier A scozzese in gioco di squadra, contrasti e decisioni. Vi rendete conto l'incredibile valore di questo risultato di secondo posto? Per quanto riguarda l'attacco, abbiamo i giocatori più veloci e con un'accelerazione maggiore di tutta la Serie A scozzese, perché chiaramente io ho utilizzato il 4-4-2 sia in Scozia sia in Inghilterra, tranne nella parte finale dell'Inghilterra dove ho utilizzato più il 4-5-1 che poi ho creato apposta per questa challenge e ve l'ho già fatto vedere, ve l'ho portato già su YouTube, ve l'ho già spiegato su YouTube. Comunque qua utilizziamo il 4-4-2 e nel 4-4-2 è importante avere dei difensori centrali buoni e degli attaccanti molto veloci per sfruttare il contropiede. Questo spiega il perché ho puntato molto su accelerazione e velocità. Qua abbiamo anche un colpo di testa molto interessante perché chiaramente quando non hai tecnica devi sfruttare anche i calci piazzati, possibilmente almeno con dei colpi di testa decenti, e quindi soprattutto per i calci d'angolo avevo degli attaccanti con un buon colpo di testa sopra la media, ma non il migliore della competizione. Tra l'altro come peggiore della competizione avevamo tiri da lontano per gli attaccanti, massima elevazione, intuito e senza palla, che sono valori fondamentali per giocare, per fare i movimenti senza palla, e purtroppo erano veramente scarsi. Torniamo a tutti
i ruoli, quindi difesa, portiere, centrocampo e attaccanti, e valutiamo le qualità fisiche di tutti i nostri giocatori della rosa. Accelerazione sopra la media, velocità ancora sopra la media, tutto il resto sotto la media, quindi agilità, equilibrio, elevazione, addirittura equilibrio, forza, resistenza e integrità fisica sono tutti i valori bassissimi, i peggiori della competizione. Andiamo alle qualità mentali. Come potete vedere, molte qualità mentali sono le peggiori di tutte le squadre della competizione. Stiamo ancora ragionando con tutti i ruoli, aggressività più bassa, intuito più basso, coraggio più basso. E quando sto dicendo più basso, sto dicendo i peggiori, Ricordate, per esempio, la linea blu è il peggior valore di tutte le squadre della competizione. I risultati che ho raggiunto nella LOA, così come quelli che ho raggiunto successivamente sia in Scozia che in Inghilterra, li ho raggiunti con il 4-4-2. Se voi andate sul mio canale YouTube lo trovate spiegato nei minimi particolari. Il mio canale è questo qui, il Climato Granuel, e questo è il video che spiega il 4-4-2. Il titolo è Guida e spiegazione del 4-4-2 offensivo by il Climato Granuel, che appunto sono io, Football Manager 2019. E questa era la LOA. A questo punto direi di passare alla fase successiva, ovvero prendere un secondo team scozzese che non sia né Celtic, né Ranger, né Aberdeen, e vincere una serie di trofei. Vediamo quali trofei bisogna vincere con questa seconda squadra. Quando Sir Alex Ferguson lascia il St. Mirren, approda a Aberdeen. Qui, dal 78 all'86, ottiene 3 scudetti, 5 coppe nazionali e 2 coppe continentali, tra cui la Coppa delle Coppe e la Supercoppa Europea. A noi ci viene chiesto in questa challenge di vincere lo scudetto scozzese entro 2 stagioni, una volta scelta la seconda squadra, che in questo caso potete vedere per me è stato il Hearts, vincere una coppa nazionale entro 4 stagioni e vince una coppa continentale entro 5 stagioni di militanza in questa seconda squadra scozzese. Io vi ricordo, non potete scegliere né Ranger, né Celtic, né Aberdeen. Io ho preso Hearts, perché si è liberata questa panchina. E poi, cosa curiosa, questa squadra è molto particolare, perché oltre ad avere questo stemma che assomiglia ad un cuore, dato anche il nome della squadra, ha un presidente donna, ed è una cosa molto carina, perché difficilmente si trovano presidenti donna nelle squadre di calcio maschile. Anche altri membri dello staff, devo dire, erano donne, eppure qui è difficile trovarne molte su FM. Una volta trovata questa squadra, cosa ho combinato? Andiamo a vedere. Come potete vedere da questo schema riassuntivo, che potete trovare andando in club e poi su storia, competizioni, cosa abbiamo vinto noi? Una Europa League nel 2023, abbiamo vinto 2 Coppe di Scozia nel 2022 e nel 2023, e poi abbiamo vinto anche il campionato nel 2021, nel 2022 e nel 2023. Quindi abbiamo battuto Sir Alex Ferguson perché abbiamo vinto lo scudetto al primo anno di Hearts e lui ce ne ha messi 2. Abbiamo vinto il double nel secondo anno di Scozia, e dovevamo semplicemente vincere una coppa nazionale entro il quarto anno, e abbiamo fatto il poker, che lui non ha mai fatto, nel terzo anno di gestione degli Hearts. Abbiamo vinto le 2 coppe nazionali, perché ci sono 2 coppe nazionali in Scozia, abbiamo vinto il campionato e la Europa League. Questo è stato nel 2023. Qua siamo esattamente nel 2023, ma vi faccio vedere anche il resto degli anni precedenti. Questa è la classifica del 2023, quella dell'ultimo anno dove abbiamo vinto anche l'Europa League e le 2 coppe nazionali scozzesi. Abbiamo vinto con 92 punti, Rangers sono stati secondi. Torniamo indietro e vediamo il secondo anno di gestione degli Hearts, dove abbiamo vinto con 97 punti e abbiamo distanziato i Rangers. E poi il primo anno di gestione, che è stato il 2021, dove abbiamo vinto con 83 punti e abbiamo distanziato il Celtic e i Rangers, che sono stati in realtà molto vicini a noi. Andiamo a vedere per sfizio a questo punto il calendario. Dopo aver fatto una serie di tornei, insomma, amichevoli, a cui ho dato i nomi dei vari utenti di Twitch che mi seguivano più spesso, abbiamo iniziato la stagione con la Betfred Cup, che è una delle 2 coppe nazionali scozzesi, che però, a differenza della Coppa di Scozia, la Betfred Cup prende il nome dallo sponsor. In passato, se non erro, si chiamava anche Coca-Cola Cup, tanto per fare un cenno storico. Quindi abbiamo iniziato la stagione con una vittoria, e poi in Betfred Cup, e poi abbiamo proseguito con la Coppa dei Campioni, dove ci siamo praticamente non qualificati al turno successivo, se no non avremmo mai potuto, insomma, vincere la Coppa UEFA, ma siamo andati terzi e abbiamo dato 5 punti allo Zenit. Era un girone veramente brutto, c'erano il Manchester United, guarda caso il segno del destino, e c'era anche l'Atletico Madrid. Noi siamo andati terzi e quindi questo ci ha permesso poi di continuare nell'Europa League.
Poi chiaramente qua ci sono state delle amichevoli perché qua il campionato si fermava e poi abbiamo proseguito in Coppa UEFA, dove, essendo questo il 2023, quindi l'anno in cui c'è stato il mondiale nel periodo invernale del 2022, purtroppo le coppe hanno subito una serie di trasformazioni, tutto normale. Ad esempio, vedete, qui in Europa Cup la prima fase di ad eliminazione diretta prevede solo l'andata. Vedete, abbiamo giocato col Bayern solamente una partita secca, dove abbiamo vinto 1-0 in casa. Poi abbiamo incontrato il Beşiktaş come seconda fase di eliminazione diretta, anche qui 4-0, solo una partita. Poi c'è stata il quarto di finale di andata, stavolta, e di ritorno contro l'SLB. E poi la squadra portoghese, e poi abbiamo fatto la semifinale di andata contro il Napoli, abbiamo vinto 8-4, e poi abbiamo fatto la semifinale di ritorno sempre con Napoli, dove abbiamo vinto sempre però 3-2, e poi c'è stata la finale contro l'Inter vinta 2-1, e l'Inter è una squadra tostissima su FM, e vi faccio capire insomma che non è stato un percorso facile, però come potete vedere alcuni turni erano di partite secche, non c'erano andate e ritorno a causa del mondiale in Qatar. Va bene, e questo è stato, diciamo, il nostro episodio in Scozia. Vi farei vedere a questo punto anche la Coppa Scozzese, l'albo d'oro della Coppa Scozzese, dove abbiamo vinto appunto nel 2022 e nel 2023, e l'albo d'oro della Betfred Cup, che abbiamo vinto un solo anno, quindi nel 2022-23. Andiamo a vedere quelli che sono i migliori 11 giocatori della storia del Gerz, che abbiamo avuto nel corso degli anni. Basta andare in club e poi su storia, migliori 11, e vediamo che i migliori di sempre sono Lincoln Parrott, che sono in poi i giocatori che ci hanno fatto vincere questa Coppa Europea nell'ultimo anno, nel 23. Vediamoli un attimino. Lincoln, allora, vedete, 14 in dribbling, 14 in finalizzazione, 14 in tecnica, 14 in senza palla, velocità, accelerazione, sono tutti quei valori che vi ho sempre detto, vi ho sempre martellato quando vi spiego i moduli, sono tutti valori alti per poter dare il meglio in quei moduli lì. Dopodiché Troy Parrott, un giocatore che a inizio gioco veramente non viene sfruttato, mi pare dal Tottenham, esatto. E noi invece, insomma, l'abbiamo fatto crescere in questo momento a valori bassi perché chiaramente veniva da un infortunio, però 21 anni, guardate che bellissimi valori che ha. Deve migliorare in senza palla, però insomma, c'ha dribbling, c'ha finalizzazione, c'ha colpo di testa. È un giocatore completo, c'ha massima elevazione, c'ha velocità, accelerazione. E quindi insomma la coppia d'attacco era veramente buona, il resto non proprio buonissimo, però insomma, budget ingaggi è solo di 25 milioni, vi rendete conto com'è diverso il nostro budget rispetto a chi vince le coppe davvero, le coppe europee, le coppe dei campioni? 25 milioni di budget ingaggi è pochissimo per aver vinto, per una squadra che veramente vuole provare a vincere la Coppa UEFA, è stato veramente un miracolo. Dopo aver terminato la fase scozzese vincendo il poker con gli Hearts, mi sono licenziato e ho aspettato che arrivasse il 6 novembre, sono andato in vacanza, si può andare in vacanza facilmente andando qui, profilo, vai in vacanza e quindi sostanzialmente si impone il giorno esatto dove si vuole ritornare e si ritorna. Cosa è successo in questo caso? Ho preso la squadra che era al penultimo posto, chiaramente, il 6 novembre, come vuole la challenge, e purtroppo era il Derby. Derby che era una squadra oscena. Era una squadra scarsissima, per farvi un paragone in Italia, era più scarsa del Chievo, ma non del Chievo quello che ho preso su YouTube, io ho comprato Rulli e compagnia bella, proprio il Chievo di base, era più scarso di quella squadra. Chiaramente con il Derby mi dovevo semplicemente salvare, questo è l'obiettivo che si era dato Sir Alex quando prende il Manchester in Inghilterra, e io sono arrivato 13esimo, ora non ricordo esattamente che posizione è arrivato Sir Alex, però io sono arrivato 13esimo, mi sono salvato, andiamo a vedere con quale squadra abbiamo a che fare. Alla fine dell'anno chiaramente i giocatori aumentano il loro valore, però da qua già si capisce che non è uno squadrone, perché a parte Marriott, che ha un valore di 18 milioni e mezzo, e questo Johnson, che non è neanche nostro perché è in prestito, abbiamo Lorenz a 14, Da Silva Lopez a 11 e mezzo, e Chalobah a 10,75, il resto è tutto sotto i 10 milioni, con una serie di giocatori che sono addirittura da qui a qui sotto al milione, per farvi capire insomma la valutazione di questi giocatori è veramente molto 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 scarsa. Poi vediamo a questo punto il rapporto squadra, sempre sul confronto, per farvi capire un po' la situazione. Tutti i valori sono sotto la media, quindi peso medio, altezza, media presenza in nazionale, ingaggio medio il più basso di tutta la Premier. Poi tutti i ruoli. Abbiamo decisioni peggiori della Premier, controllo palla peggiore della Premier, forza peggiore della Premier. Gli unici valori sopra, che non sono i peggiori ma che sono comunque tutti sotto la media, sono passaggi, carisma
e aggressività. Andiamo ai portieri. Tutti i valori dei nostri portieri sono sotto la media, ma non sono i peggiori, tranne due valori, ovvero rimesse e agilità, che sono al di sopra della media, ma chiaramente sono molto lontani da quello che è il medio del medio. Difesa. Un sacco di valori sono sotto la media, addirittura la posizione è la peggiore di tutta la Premier, mentre velocità e accelerazione sono al di sopra del valore medio, ma comunque molto lontani dal valore migliore. Questo perché, utilizzando anche in Inghilterra il 4-4-2, almeno all'inizio della mia esperienza col derby, chiaramente mi servivano dei difensori centrali veloci, perché dovevo fare la fase di dovevo tenere la difesa molto alta. Centrocampo. Valutiamo quindi solo i centrocampisti e vediamo che tutti i valori principali per quanto riguarda i centrocampisti sono tutti al di sotto della media, con addirittura tiri da lontano, resistenza, contrasti e tecnica, i valori peggiori di tutte le squadre della Premier. Per quanto riguarda l'attacco, tutti i valori sono al di sotto della media, tutti, con intuito addirittura peggiori di tutta la Premier. Qualità fisiche, tutte al di sotto della media. Qualità mentali quindi di tutti i ruoli, sono tutti bassissimi, la maggior parte sono i peggiori della Premier. Gioco di squadra, fantasia, decisioni, concentrazione, è una situazione veramente imbarazzante. Qualità tecniche, tutte sotto la media per quanto riguarda tutti i ruoli presi insieme. Con cross addirittura peggiore di tutta la Premier, dribbling peggiore di tutta la Premier, una cosa veramente imbarazzante. Questo per farvi capire che veramente era una squadra pessima. Sir Alex Ferguson, dopo aver salvato il Manchester la sua prima stagione, chiaramente continua a costruire il suo piccolo gioiellino e i risultati non arrivano subito, ma poi in seguito saranno una valanga. Quello che noi dobbiamo fare in questa challenge è vincere una coppa nazionale. Voi sapete, in Inghilterra ce ne sono due, c'è l'FA Cup e ci sta anche la Carabao Cup. La Carabao Cup è un po' come quella coppa nazionale scozzese che prende il nome dallo sponsor. Comunque dobbiamo vincere una coppa nazionale inglese entro 4 stagioni, in questo caso di Derby County. Dobbiamo vincere il campionato entro 7 stagioni di militanza con questa squadra. Vincere il double, quindi campionato e coppa europea, entro l'ottavo anno, e vincere entro il 13° anno il treble, il triplete. Chiaramente quest'ultimo punto è abbastanza semplice, ma come vedete Sir Alex ci ha messo un po' per carburare. Noi cosa abbiamo fatto? All'inizio abbiamo avuto qualche difficoltà perché la squadra l'abbiamo dovuta ricostruire da zero. Poi però abbiamo battuto Sir Alex, ma andiamo per gradi. Dunque, vediamo un po' il riassunto di quelle che sono state le nostre competizioni vinte. Abbiamo vinto la Champions League nel 2029, abbiamo vinto la Premier nel 28 e nel 29, poi abbiamo vinto la Carabao Cup nel 27 e nel 28, abbiamo vinto la FA Cup nel 27 e nel 29 e poi abbiamo vinto la Charity Shield nel 27 e basta, perché nel 28 siamo arrivati secondi, come siamo arrivati secondi anche in Europa League nel 26. Questo è stato un anno importante, il 26 è il nostro terzo anno di gestione. E noi dobbiamo vincere una coppa entro il quarto anno di gestione, ma nel terzo anno rischiamo già di vincere la coppa europea. Purtroppo perdiamo contro il Tottenham e da lì in poi decido che ogni finale di coppa, qualsiasi essa sia, nazionale o internazionale, non la giocherò più col 4-4-2 ma col 4-5-1, quello base, non il SAF, perché avendo appunto un baricentro più basso riesco a coprirmi meglio e funzionerà, perché alla fine vincerò tante competizioni con quel 4-5-1. Poi cambierò e passerò al 4-5-1 SAF che vi ho fatto vedere su YouTube dal 2028, dove lo utilizzerò praticamente dappertutto, sia in campionato che nelle competizioni, e infatti riuscirò a vincere poi sia il double che il treble. Ma andiamo per gradi, andiamo a vedere la Premier. Primo anno di derby siamo arrivati alla 13ª posizione, secondo anno di derby siamo arrivati al 6° posto, terzo anno di derby siamo arrivati al 4° posto, quarto anno di derby siamo arrivati ancora al 4° posto, quinto anno di derby abbiamo vinto la Premier. Perché? Perché l'abbiamo giocata non più col 4-4-2 ma col 4-5-1 SAF. Questo modulo mi fa vincere non solo il campionato in questo anno, ma mi fa vincere quello di dopo e mi fa vincere anche la Coppa dei Campioni. Andiamo a vedere com'è stata questa Coppa dei Campioni. Abbiamo avuto un girone in cui abbiamo affrontato anche la Sampdoria,
il Lipsia e il Saragozza. Credo che il Real Santander sia il Saragozza. Comunque è stato un girone abbastanza facile e siamo andati con facilità avanti. Andiamo a vedere poi però la prima fase di eliminazione diretta. Abbiamo incontrato il Paris Saint-Germain, dove abbiamo avuto un totale di 7-2 tra andata e ritorno. Quindi niente male, considerate che il Paris Saint-Germain nel corso degli anni diventa uno squadrone sempre più forte. Mo ve lo faccio vedere, perché sennò poi uno lo guarda e dice: ma com'è possibile? Guarda qua, Dembélé, De Jong, Aouar. Sicuramente sbagliata la pronuncia, mi fermo, forse è meglio che non li pronuncio. Costano un bordello di soldi, ma anche la nostra squadra è migliorata con quest'anno qua. Poi, quarti di finale, abbiamo battuto l'Inter. Con l'Inter ci va sempre bene, effettivamente. È una squadra che è difficile da battere, però devo dire che in passato ho vinto spesso e volentieri contro questa squadra, almeno su FM. Poi la semifinale l'abbiamo vinta contro il Real Madrid. Tra l'altro siamo stati fortunati perché l'abbiamo vinto con i gol in trasferta, questa doppia sfida. E poi la finale l'abbiamo vinta con il Barcellona per 5-1. Non so se rendo l'idea, 5-1. Una cosa incredibile. Questo Barcellona era completamente cambiato, perché ci stavano Marquinhos, c'era Robert, Gravenberch, Stengs, giocatori olandesi che crescono benissimo. Chiedo venia per le pronunce sbagliate. Però c'era ancora Ter Stegen. Questa è stata la parte finale di questa challenge, ma andiamo a vedere anche le altre competizioni. Albo d'oro della FA Cup, come vi avevo preannunciato, nel 27 e nel 29. Carabao Cup l'abbiamo vinta nel 27 e nel 28, ma l'abbiamo persa nel 28-29. Questa è la Charity Shield, dove l'abbiamo vinta praticamente una sola volta e siamo andati secondi nel 28-29. Andiamo a vedere a questo punto la rosa. Perché ve la ricordate? Ve l'ho fatta vedere il primo anno di gestione. Il giocatore più costoso era Marriott con 18 milioni e mezzo. Guardate qua. Wayne Lyons, 99 milioni. Francisco Javier Martinez, 91. Kazuto Otani, 88. Sandro Luis, 85. Usei, 83. Evel, 80 milioni. Sono valori incredibili, perché è completamente cambiato la reputazione della squadra, la dimensione stessa della squadra. Ah, e vi ripeto, nella sera Alex Ferguson non sono stati mai fatti pagherò. Bilancio complessivo 121 milioni, tutti i giocatori sono stati comprati in cash, non a rate. 67 milioni ancora di budget trasferimento, tra parentesi, avevo a disposizione. E come potete vedere, andando sempre in rapporto e poi sul confronto, la situazione è completamente cambiata con questo derby che ha vinto la Coppa dei Campioni. Le decisioni sono le più alte in tutta la Premier, ma tutto il resto dei valori è sopra la media, e non era così con il primo derby. I portieri hanno tutti i valori sopra la media, e non era così col derby. La difesa ha tutti i valori sopra la media, tranne la massima elevazione. Ma perché? Perché la massima elevazione è un valore che va contestualizzato, come vi dico sempre. Se un difensore è alto, avere massima elevazione 20 non ha senso se sei alto già 1,90. Per questo, diciamo, in questo caso la massima elevazione non è altissima, ma non è un problema. Il resto dei valori è tutto molto, molto alto, tutto sopra la media, contrasti, colpi di testa, con addirittura marcatura, posizione e velocità migliori di tutta la Premier. Centrocampo. Per quanto riguarda il centrocampo, tutti i valori sono di sopra la media, con addirittura resistenza e tiri da lontano, i migliori in assoluto della Premier. In attacco, tutti i valori sono di sopra la media, tranne la massima elevazione. Ma perché? Perché, come al solito, io... se ho già un attaccante alto, non mi interessa che abbia massima elevazione, ma poi soprattutto nel 4-5-1 utilizziamo i cross bassi, quindi non ci servono giocatori fortissimissimi in colpo di testa e in massima elevazione. Abbiamo anche i maggiori valori in assoluto della Premier per quanto riguarda gli attaccanti, in intuito e in accelerazione, molto alto anche la velocità e la finalizzazione. Per quanto riguarda le qualità fisiche, è notevolmente cambiata la situazione del derby. La migliore in assoluto come rosa per quanto riguarda l'accelerazione, l'agilità, l'equilibrio, la velocità e la resistenza. Molto alto anche la forza, sotto la media, integrità fisica e massima elevazione. Qualità mentali, a parte le decisioni che sono le più alte di tutta la Premier, il resto è comunque molto buono, perché ha di sopra della media, tranne determinazione e fantasia. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, come vedete, tutto di sopra della media, anche se non c'è neanche un valore tra quelle tecniche che sono le migliori in assoluto per la Premier. Tutti i migliori risultati che ho raggiunto con il Derby County li ho raggiunti invece con il 4-5-1. Il 4-4-2 ve ne ho già parlato in Scozia e l'ho utilizzato anche nei primi anni di Inghilterra con il derby, però i migliori li ho raggiunti appunto con questo 4-5-1, che mi ha fatto vincere il treble. E vi ricordo sempre, basta andare sul mio canale YouTube, Icnivadodrano, è scritto in codesta maniera un po' bizzarra, lo so, però
Basta cercare guida e spiegazione alla nuova tattica 4-5-1 SAF, nuova perché vi ho fatto vedere anche un altro 4-5-1, che non era questo qua, non era il SAF, ma ripeto, il SAF, quello più importante, quello più efficace, quello più verticale, più efficace in Inghilterra, perché poi l'altro 4-5-1 in realtà funziona anche in altri campionati, ma in Inghilterra soprattutto funziona il SAF, che è molto più verticale dell'altro 4-5-1 di cui vi ho parlato. Bene, il video termina qui, spero che vi sia piaciuto perché vorrei farlo diventare un format qui su YouTube, cioè riprendere tutte le challenge che ho fatto su FM, su Twitch, riportare come riassunto qui su YouTube e condividere con voi quelle che sono state le mie esperienze. Spero magari di riuscire a darvi anche qualche spunto per le prossime carriere da fare in FM20, perché chiaramente queste sono challenge universali, non sono delle sfide che si possono fare esclusivamente su un'edizione di FM, ma si possono chiaramente riproporre. A questo punto non mi resta che salutarvi. Buon salutone a tutti, buon salvone, buon proseguimento, qualsiasi cosa farete.